you had a chance to visit the museum. Everything, the foundations, the museum. So thank you so much. Next time we meet, it's for the agreement, right? Inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. You stay till the... Presento la dottoressa Ropolo, FPT. Chiara, piacere. Infatti, ti ricordo con ciao, piacere. Prova, sì. Bene, funziona. Ma questa è stata particolare, eh? Proprio particolare. Guardate, eccola qua. Ciao, caro. Cos'è questo? Sì. Ciao. Poi per Gesù. Questo è un po' la latina. Ci sono c'è Franz, c'è dopo la latina. Chiudi lei. Tu dai un'idea su quale sono. Sì, sì. Caroline Christoph, se può venire qui e cominciamo. Eccola la Caroline. Allora, buonasera a tutti. Presentiamo il programma di Lucid Artista, la 22esima edizione, quindi come potete calcolare abbiamo cominciato nel 1996. Cosa succederà questa sera? Vedremo una nuova opera e poi accenderemo anche tutte le altre luci per la città. Allora, lo lascio, vedremo poi a te spiegare. Allora, Lucid Artista, la 22esima edizione. Abbiamo in sintesi, poi la assessora Leone alla cultura ci racconterà. Abbiamo 25 opere, che sono la collezione Luci d'Artista, 5 opere ospiti, chiamiamo ospiti le luci che sono realizzate da privati che noi ospitiamo nella rassegna. Abbiamo dei ritorni di opere che vedrete, che abbiamo mandato in restauro, e avremo la luce nuova di cui parleremo adesso. L'assessore Leone alla cultura della città di accanto a me ci racconterà dell'edizione di questa 22esima edizione, e poi daremo la parola ai partner che ci sostengono e realizzano con noi l'iniziativa, poi la Caroline Christoph che vi spiegherò poi il perché, e poi c'è anche la nostra sindaca Chiara Pellino che chiuderà e darà l'avvio a questa inaugurazione. Prego, assessore. Benvenuti e benvenute, è un momento importante per la nostra città, la 22esima edizione di Lucid Artista si apre oggi, siamo emozionati perché una nuova opera importante come quella che illuminerà Piazza San Carlo tra qualche minuto è per noi un orgoglio. È un orgoglio perché questo è il Salotto di Torino, ma è un'opera innovativa di cui vi racconteranno Caroline e vi racconterà nel dettaglio che cosa è questa opera, che ha una caratteristica di innovazione importante, un'opera partecipata, e desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a quest'opera, perché quest'opera coinvolge tutta la piazza, i negozi, chi ci abita, i condomini, gli uffici, quindi io ringrazio tutti in anticipo per l'impegno e per la disponibilità che hanno dimostrato. Ma Lucid Artista è una festa di tutta la città. Oggi pomeriggio eravamo a Vallette con l'opera di Luca Pannoli, con un percorso costruito con i cittadini e con le scuole.
per ragionare attorno alla sua opera e per far capire come le luci d'artista siano un progetto di tutti. È un progetto che la città è orgogliosa di presentare ogni anno e che fa parte del patrimonio della nostra città. Sono 25 luci, 10 sono distribuite sul territorio, sulle varie circoscrizioni, 15 sono nell'area centrale della città. Quest'anno siamo lieti di dare il bentornato all'opera di Giammello in via Roma, che abbiamo restaurato e ricostruito in modo tale che potesse essere installata in via Roma. Abbiamo riportato alla fruizione di tutti anche l'opera di Kossuth, scusate, sul ponte della Gran Madre, e questa sarà un'opera permanente, così come sarà permanente l'opera di De Marie in Piazzetta Carlina, per la gioia di tutti, e resterà sempre accesa perché è collegata all'illuminazione pubblica. Quindi tante novità quest'anno nella settimana più contemporanea d'Italia, che a Torino è la protagonista. Quindi grazie a tutti di essere così tanti qui ad attendere questa nuova luce d'artista. Brava. Grazie a Francesca Leone, nostra assessore alla cultura. Adesso diamo la parola breve a dei nostri partner, sponsor e sostenitori. Cominciamo da IREN, con l'amministratore delegato che è Bergesio. Prego. Grazie, buonasera a tutti, è un grande onore, è una grande emozione essere qui tutti gli anni per l'accensione dei luci d'artista, il 22esimo anno, ma è un anno che comunque porta continuamente innovazione tecnologica. Ricordo, e in questo momento ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, che abbiamo 420.000 lampadine, che abbiamo 9.000 metri di cavo distesi per accendere queste lampadine, ma che consumano solo quanto due condomini. Questo grazie proprio all'innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica che è stata portata avanti negli anni, e questo anche nel rispetto dell'ambiente. Evidentemente non ci fermiamo qua, già domani pomeriggio proprio, non è una combinazione, ma domani pomeriggio inizieremo a progettare le nuove luci per il 2020, e lo faremo insieme al Politecnico, con l'assessore Leon, che ha promosso, diciamo, questo aspetto, e quindi saranno di nuovo altre novità come già si manifestano quest'anno. A questo proposito, diciamo, anche IREN darà personalmente un piccolo contributo. Abbiamo già inventato proprio questa sera il nuovo nome di una nuova luce, ma è ovviamente irriverente, si chiamerà Stupisca la luce che s'ambisca. Annuncio in diretta della nuova. Bene, allora, oltre IREN, un altro partner storico che lavora con noi a progettarle, a installarle e a realizzarle è il Regio, il Teatro Regio. Abbiamo qui il sovrintendente Sebastiano Schwarz, che chiamo qui. Prego. Buonasera a tutti, che emozione. Da neo arrivato qui in questa meravigliosa città, voglio portarvi il saluto del Teatro Regio, dove abbiamo appena finito l'ultima recita della Tosca, illuminata in maniera strepitosa, e adesso per noi è un grande piacere, un grande onore di portare la nostra competenza in questo campo anche in città, in questa città, per aiutare a questa meravigliosa attività, a questo progetto che ormai da questi 22 anni illumina non solo la città, ma anche tutti questi visi che vedo qua. È un grande onore partecipare in questo e portarci il Teatro Regio e farlo partecipe della vita della città. In bocca al lupo, buon periodo delle luci, buone feste delle luci, e sì. Allora, ho creduto, viva il lupo, così siamo viva il lupo. Va bene. Allora, altro partner, allora, questa tutto luci d'artista è sostenuta da San Paolo, la Compagnia San Paolo e dalla Fondazione CRT. Stasera non abbiamo di loro rappresentanti per altri impegni. Passiamo sempre ad altri nostri partner in relazione, uno di questi proprio all'opera che vedremo tra poco. Sto parlando di FFT Industrial e qui chiamo Daniela Ropolo a venire sul palco. Non vi dico tutta la sua perché è Head of Staff Development. Buonasera.
Buonasera a tutti e benvenuti. Io mi unisco prima di tutto ai saluti della sindaca e della città di Torino e a tutti gli altri partner che partecipano e collaborano a Luci d'Artista. E ringrazio la città di Torino, ringrazio la Fondazione alla Cultura di Torino, il Castello di Rivoli, e siamo anche noi davvero in trepidante e scalpitante attesa di vedere questa opera dell'artista Roberto Cuoghi di Miracola, che con la sua visione, con la sua capacità di aver miscelato luci e buio e la grande attenzione a tutta quella che è l'innovazione, non poteva trovare un partner migliore che Fetti Industrial, da sempre molto attenta nelle sue iniziative a quello che è la sostenibilità ambientale e che quindi si sposa molto bene con tutto quello che capita da oggi in avanti. Grazie davvero, buona serata. Altro partner, questo di tutta la manifestazione Luci, che ha realizzato un'opera in area metropolitana, in area urbana, il Torino Outlet Village. Chiamo Luca Frigeri, qui sul palco, e l'opera di Alessandro Sharaf. Eccolo qui. Grazie, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera sindaca Pendino, grazie. Buonasera assessora Leon. Un saluto e un buonasera a tutti. Come Torino Outlet Village siamo molto emozionati perché per noi è la prima volta entrare in un circuito così prestigioso come quello di Luci d'Artista, che ormai ha raggiunto la 22esima edizione. Per noi è importante, anche se come realtà commerciale, collaborare ovviamente col territorio, e quindi collaboriamo con tutte le realtà più importanti, quindi la città di Torino, ma realtà torinesi e anche piemontesi. Un ringraziamento doveroso alla Gamma che ci ha supportato nella progettazione e soprattutto all'artista Alessandro Sharaffa che sta realizzando e sta studiando il progetto di aurore boreali che sarà proiettato sulla stele, che è l'elemento poi che caratterizza il Torino Outlet Village. Vi aspettiamo tutti, grazie, buona serata. Adesso arriviamo ovviamente all'opera qui della, che vedremo in piazza. Ce la racconta la Caroline Cristo che è la curatrice ed è la curatrice per l'opera e la direttrice del Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli. Prego Caroline. Grazie. Buonasera a tutti e desidererei parlarvi per molte ore, ma vi risparmierò. Ringraziare innanzitutto la città di Torino che più di un anno fa, nell'estate del 2018, chiese a noi, al Castello di Rivoli, di occuparci di una nuova luce. Questa è la grande tradizione, voi sapete che le luci d'artista sono nate molti anni fa, come ha ricordato l'assessore Leon all'epoca dell'assessorato di Fiorenzo Alfieri, che è oggi il nostro presidente. Quindi quale gioia con la nuova presidenza tornare a commissionare una nuova opera d'arte. È stato un team effort notevole, ringrazio anch'io la Fondazione per la Cultura che ha presentato FPT, il partner ideale direi di questa opera che sto per raccontarvi, e anche Hauser & Wirth per il loro supporto. Ringrazio soprattutto la città, la sindaca e l'assessore e anche De Biase che in certi periodi non rispondeva al telefono perché lo angosciavo, però lo ringrazio comunque perché ci vuole un certo atto di coraggio a volere realizzare quello che Roberto Cuoghi ha pensato. Roberto Cuoghi, grande artista italiano che ha rappresentato l'Italia alla Biennale di Venezia, non l'ultima edizione ma la penultima, mi è venuto in mente perché ci è venuto in mente a Rivoli perché eravamo nel cinquecentenario della morte di Leonardo, come voi tutti sapete dalle mille pubblicazioni e mille mostre di quest'anno in giro per il mondo, non ultima quella del Louvre che ha aperto pochi giorni fa. Pensando a Leonardo sono subito andata a cercare Roberto Cuoghi, che è un pochino come era Leonardo, interessato a quel luogo in cui l'oscurità e la chiarezza si incontrano e anche dove l'arte e la scienza
si incontrano. Ricordo nella prima conversazione con Roberto, dopo aver chiacchierato come al solito di Friedrich Nietzsche, di come amava Torino e di come la sua grande lucidità era nel momento in cui era impazzito a Piazza Carignano, perché finalmente si staccava dalla follia della normalità, e mi disse forse Leonardo non avrebbe acceso altre luci oggi. Oggi le avrebbe spente. E questo mi ha fatto pensare sia certo alla nostra epoca, un'epoca in cui il buio e l'oscurità attraversano molte parti del mondo, ma anche alla bellezza di risparmiare l'energia elettrica, il consumo, perché vediamo anche ghiacciai che si sciolgono, e quindi a un uso più razionale e più attento anche dell'energia. E quindi il partner FPT ha trovato in questa alleanza, diciamo, estetica filosofica un buon partner. Questo è un aspetto dell'opera. Miracolo è l'imperativo del verbo miracolare, cioè creare un miracolo. Il miracolo è quello di sinfonizzare le luci, che sono le luci già esistenti nella piazza, non aggiungere altre luci, ma soltanto lavorare con quelle che già ci sono, private, pubbliche, esercenti, bar, residenti, luci dell'IREN per l'appunto. Abbiamo trovato anche in IREN il partner ideale, perché hanno subito sposato questo progetto di spegnere le loro stesse luci in maniera artistica, e quindi hanno cominciato a lavorare al massimo, come si dice, della tecnologia di oggi, perché in sostanza abbiamo domotizzato l'intera piazza, quindi è una sorta di prototipo di quello che sarà la smart city del futuro, nel senso che da un computer, da un programma si può spegnere le luci, accendere il frigo, fare questo, fare quell'altro, eccetera eccetera. Quindi è un piccolo esempio di come collaborare insieme a una domotizzazione di una piazza, nel bene e nel male, perché l'arte guarda sempre le contraddizioni della nostra società, e quindi la fragilità, la vulnerabilità e anche l'aiuto e il progresso insieme. Naturalmente sto impiegando del tempo, anche perché dobbiamo tirare fino alle 8:15 quando sono pronti per fare questo miracolo, e parlerà ovviamente dopo di me la sindaca, ma vorrei chiedere se qualcuno qui dell'equipe tecnica può chiamare la signora Gerardi, perché deve chiudere le benedette tendine. Quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che è un'opera partecipativa, collaborativa. Non si vede la partecipazione alla fine, ma si vede il concerto alla fine. Alcuni elementi piccoli non sono stati domotizzati, sono perché l'impianto elettrico era troppo vecchio, per diverse ragioni. Ci sono 7 o 8 punti fragili nella piazza, e lì dipendiamo dalla generosità del Goethe Institute di spegnere alle 9 puntuali stasera ancora prima, dalla generosità del Circolo del Whist, e via discorrendo. Se poi qualcuno conosce il negozio Devan, abbiamo un problemino lì, per cui gentilmente non hanno gli schemi elettrici del loro impianto, di conseguenza dobbiamo aiutarli a trovare questi schemi elettrici, se solo trovassimo gli elettricisti che gliel'hanno fatto. Per il resto siamo riusciti, e spero che al 90% siamo all'opera, perché Roberto Cuoghi ci tiene moltissimo a dire che è un work in progress, che lavorerà all'opera da adesso fino alla fine, il 12 di gennaio, quando chiude Luci d'Artista, perché ogni giorno si scopre un problemino in più, qualcuno che ha comprato un appartamento, per esempio, bisogna spiegarglielo, eccetera eccetera eccetera, per cui tutti i giorni ci si confronta con il mondo. Questo è una vera opera d'arte pubblica. Di solito le opere d'arte pubblica si pensano a delle sculture, oppure a una luce che si mette così, si appiccica. Un'opera d'arte pubblica vuol dire il coinvolgimento del pubblico, della res pubblica, nel senso di Hannah Arendt, ecco. Ciò detto, è per dire che non solo gioiamo, ma pensiamo e agiamo insieme. Quindi spero, adesso siamo alle 8 e
passo la parola. 8-5. Lei ha 10 minuti, spero. Va bene, grazie molto. Prima di dare la parola al sindaco, così vorrei ringraziare, perché ovviamente, come avete capito, tutto ciò è possibile grazie a una serie di soggetti che ci hanno aiutato. Quindi vorrei ringraziare la Fondazione per la Cultura, la GAM, la Fondazione Contrada, insieme a tutti quelli che ho nominato prima. Questo insieme ci ha permesso quello che vedrete e questa edizione di Luci. Vi aggiungo anche che quest'anno Luci, poi darò la parola al sindaco, continua ad essere, ma va anche in giro per il mondo, perché abbiamo anche Luci, una nostra opera a L'Avana per il 500° della Fondazione Città d'Avana a Cuba. Quindi continuiamo, e anche in un'altra città, in provincia di Roma, sull'ultima, se confondo il nome, quindi continuiamo a fare questo. Pochi minuti alla sindaca e poi... No, vada pure, abbiamo tempo. Tanto buonasera a tutti e a tutte, anch'io mi associo ovviamente ai ringraziamenti a chi ha collaborato per rendere Luci d'Artista possibile anche quest'anno. Credo che, insomma, 22 anni di storia, di presente e anche di futuro, perché questa manifestazione continuerà evidentemente nei prossimi anni, siano significativi di quanto questa città, al di là delle appartenenze politiche, insomma i sindaci cambiano, ma di quanto questa città è stata come comunità ami Luci d'Artista. E poco prima di salire sul palco che chiacchieravamo, mi è stato detto: ma bisogna essere un po' matti a decidere di affidare le luci di Natale, le luci d'artista, a degli artisti. In realtà io credo, anche dagli interventi precedenti, che sia stata la scelta giusta in passato e continua ad esserla, perché se ci fate caso anche i temi della luce che andremo a scoprire tra poco sono i temi oggettivamente che fanno parte di una comunità. La partecipazione, è stato detto quanto abbiamo bisogno di partecipazione alla nostra comunità, il tema dell'innovazione è stato citato, che è una delle sfide che abbiamo davanti, il tema dell'ambiente e quindi evidentemente che coinvolge l'intera comunità nel dover raccogliere quelle che sono le responsabilità che abbiamo nei confronti dell'ambiente, il tema dell'arte, della cultura, in un momento particolare, perché la nostra città è riconosciuta nel mondo per questa manifestazione e sta per aprire i giorni più importanti dell'arte contemporanea, in cui siamo, come dire, un palcoscenico a livello nazionale e internazionale. Però diciamo che se poteva essere in qualche modo un po' una pazzia, già evidentemente 22 anni fa e forse oggi ancora altrettanto, in realtà io credo che affidare agli artisti i messaggi del contemporaneo faccia emergere esattamente quelle che sono le sfide che noi abbiamo davanti, e in questa opera ci sono tutte le sfide che noi avremo davanti. Quindi credo che come città e come comunità dobbiamo essere veramente orgogliosi di questa tradizione. In molti vengono anche da fuori per conoscerci, raccontano anche del nostro percorso e ci guardano con interesse, ma ancora prima che un qualcosa che appartiene a chi, come dire, viene a visitare la nostra città, io credo che questo deve essere motivo di orgoglio di noi torinesi, che l'abbiamo nella storia costruito come percorso, lo continuiamo a mantenere e guardiamo anche, come dire, al futuro, perché ogni anno cerchiamo di ampliare quella che è la nostra offerta e costruiamo anche ponti con altre parti del mondo, come ad esempio è stato detto, proprio per far conoscere il valore evidentemente della cultura e far conoscere i legami che la città di Torino vuole avere con il resto del mondo. Quindi grazie davvero di cuore, grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato, perché le complessità delle sfide vedono anche il coinvolgimento di molti attori che ora non sono visibili, ma come giustamente vi ho raccontato abbiamo dovuto contattare molte persone che renderanno possibile quello che vedrete tra poco, che si sono messi in gioco, magari anche cambiando per qualche minuto, qualche secondo le proprie abitudini, e questo credo che sia un valore aggiunto, perché rappresenta, ripeto, uno degli ingredienti più importanti delle sfide che abbiamo, cioè raccoglierle tutti insieme nonostante le diversità. Quindi grazie, buon Luci d'Artista a tutti per questa edizione, spero possiate girare la città e godere evidentemente di quelle che saranno le luci che ci saranno, e spero che possiate apprezzare, ma non ho dubbi, quello che vedremo a breve. So che qualcuno l'ha già vista, perché ci sono state delle prove, qualcuno mi ha anche scritto dicendo: ma che cosa sta succedendo in Piazza San Carlo? Stasera finalmente lo possiamo spiegare, spero che, insomma, possiate ammirare e essere coinvolti in questi attimi di grande intensità che possono anche suscitare domande, dubbi e coinvolgimento per quanto riguarda il futuro della nostra città. Buona festa a tutti e a tutti, e grazie perché siete qui con noi stasera.
qualche minuto ancora, quindi poi come vedrete dall'opera ci sono ancora indicazioni tecniche, perché per la particolarità dell'opera che agisce sul buio e sulla luce vi dovrete voltare dalla parte opposta a me, cioè state guardando me, vi dovete tutti girare dall'altra parte, quindi perché... sì, adesso Carolina aggiungerà qualche indicazione, quindi perché la vedrete in questa direzione, la direzione delle chiese, delle due chiese che abbiamo davanti, e poi come vedrete ci sono altre indicazioni di comportamento, ma lo diremo piano piano. Qui c'è il bastone, vedi, fortuna. Prego Carolina. Aggiungo che è un'opera che dura pochi attimi, pochi minuti, però è tutta la notte fino a luna, con intervalli di 8 minuti, 10 minuti, e ogni tanto un momento di buio di 5 secondi, non più di ogni ora. Quindi non ha un orario fisso il buio, però è un programma variabile che dura pochissimo, però se restate nella piazza tutta la sera vedete più volte diversi momenti. Grazie. Scusate, però dobbiamo... vorrei precisare alcune questioni, perché poi allora questo che vedrete questa sera andrà avanti fino al 12 di gennaio, quindi vedrete un alternarsi di luce e di buio, e questa cosa accadrà circa ogni ora, e lo vedrete ogni ora circa, con una partenza dalle 21:15 fino all'1:15. È importante perché ovviamente per i cittadini che lo sappiano, perché non ci sia qui, nel senso se qualcuno viene poi non lo sa, quindi 21:15, 22:15, 23:15, 12:15 e 1:15. Quindi adesso la vedremo perché è importante. Ci sono indicazioni che vengono date e ci siamo quasi, manca solo qualche secondo. Adesso però dobbiamo chiudere. Allora adesso chiudiamo chiudiamo i riflettori su di noi.
bella. Ah, quindi viene replicato sul palco. Ho detto io. Allora, è tutto l'ombra che si crea. Allora così casuale. Grazie. Sì, chiediamo un certo e la facciamo. Ok. Sì. Con la piazza. Ciao, vi invitiamo ovviamente a vedere le luci, venite a Piazza San Carlo, come abbiamo spiegato una volta all'ora, e potete vedere questa luce, poi sono accese tutte in giro per la città, manca solo la mole che arriva a dicembre come l'anno scorso. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao.